presento qui un pappagallo di cartone che ho costruito per attirare l'attenzione su un punto laboratorio. Il tema era gli uccelli, il volare. I bambini si avvicinano, attratti dal pappagallo che ripete il loro nome e poi partecipano al laboratorio. Naturalmente l'illusione che inganna soprattutto i più piccoli, ma come sentirete dal filmato, non soltanto i più piccoli, è dovuta al fatto che quando manovro il pappagallo, la mia bocca e il mio volto rimangono coperti dal pappagallo stesso. La tecnica di costruzione di questo pappagallo è ancora quella dei cartoni animati che presentavo in cartarte. È costruito semplicemente con del cartone, dei fermacampioni, un po' di legno per il trespolo, del fil di ferro e praticamente nient'altro. Come vedrete, l'illusione è abbastanza efficace. Ci puoi fare l'occhietto nero così, oppure lo puoi fingere con le pennarelle, oppure lo puoi fare più grande, sempre di gioconcino. Sì, con pennarello dopo. Laura, io stavo dicendo, chi è che fa, come fa a fare quel verso lì? Sfida il signore che lo fa. Guardi come sono messo io. Vengo là dietro, chiaro. Allora, sei pronta? Decidi come metto, eh? Allora, le puoi mettere questa qui sulla coda che le volevi mettere, oppure puoi sfruttare la curvatura del cartone.